Oggi qui all'Urban Center una manifestazione organizzata dalla Croce Rossa Italiana, non sono un bersaglio, di cosa si tratta? Allora, la campagna a livello internazionale in realtà parte con il nome Healthcare in Danger, quindi personale sanitario in pericolo. Questa campagna è stata adottata anche dal Comitato Nazionale di Croce Rossa Italiana e riguarda appunto la sensibilizzazione verso la popolazione per quanto riguarda le violenze che subiscono il personale sanitario all'interno del nostro paese e ovviamente anche per un riguardo per quanto riguarda al di fuori, quindi in zone magari di conflitto armato. Non sono un bersaglio proprio perché questo hashtag nato in realtà dall'inglese nota target, per questo infatti anche abbiamo portato dei cartelloni, abbiamo deciso anche di scriverli in altre lingue, proprio come segnale, come simbolo, anche perché deve essere una cosa virale nei social, tra giovani e che arrivi veramente a tutti. È stato fatto anche un flash mob? Sì, esatto, abbiamo deciso di fare questo piccolo flash mob, ci siamo messi là, abbiamo cercato di fare qualcosa di significativo ma anche semplice, alla portata di tutti, e abbiamo deciso di rappresentare appunto questa battaglia, questo messaggio che dobbiamo portare all'interno sia tra noi come volontari, come personale sanitario, perché comunque è una cosa che riguarda tutti, che purtroppo magari qualcuno di noi ha anche subito, e anche per quanto riguarda la popolazione in un modo magari diverso, invece di fare la solita spiegazione che magari uno non ha voglia di sentire, e così abbiamo deciso di farla un po' anche come gioco per arrivare anche magari ai più piccoli. La coreografia è molto semplice, ci siamo messi in cerchio, abbiamo preso la persona, diciamo il personaggio cattivo, l'abbiamo messo nel centro armato con una divisa militare che non rispetta appunto il diritto internazionale umanitario, quindi che minaccia o comunque applica della violenza sul personale sanitario. Abbiamo deciso appunto di fare questi cartelloni con nota target o non sono un bersaglio scritto in diverse lingue. L'abbiamo fatto in francese, inglese, italiano, spagnolo e arabo, in modo che comunque rappresenti anche la diversità e la realtà, perché riguarda tutto il mondo alla fine questa campagna. Tu recentemente sei diventata istruttrice di diritti umanitari internazionali della Croce Rossa. Sì, ho fatto questo corso per diventare istruttrice di diritto internazionale umanitario all'interno della Croce Rossa, in quanto è un ambito che a me riguarda moltissimo, interessa molto, mi è sempre affascinato quest'area. Il fatto di pensare che anche in situazioni di guerra ci possa essere umanità a me affascina tantissimo, e quindi secondo me è un messaggio che bisogna portare a tutti, perché tutti devono essere consapevoli del fatto che esistono dei limiti anche nella guerra, per renderla più umana possibile, o meglio, meno disumana. E abbiamo deciso di fare questa manifestazione, portarla anche a San Francesco al Campo, in quanto siamo comunque comitati che collaboriamo spesso in diverse attività, e pensando ad altri compagni, colleghi con cui vado d'accordo, ho detto vabbè, possiamo unirci in questo unico messaggio e portarlo a più persone possibile. Quindi vi aspettiamo il 16 di febbraio, sabato, dalle 9 fino alle 18 a San Francesco al Campo davanti al CRAI. Saremo lì e spero che questo messaggio arrivi a tutti quanti in modo positivo e pacifico per tutti, davvero.